Il presepe vivente, il borgo si trasforma in Betlemme, la magia del Natale abbandonato al via ricco programma di eventi tra borgo e marina. La piccola cittadina ionica, di recente entrata a far parte del circuito nazionale dei borghi più belli d'Italia, si illumina e prepara per le prossime festività natalizie. Presentato nei giorni scorsi un ricco programma di eventi che interesserà sia il borgo che la marina, grazie ad un corposo e variegato calendario artistico, culturale e religioso, nato da un proficuo coordinamento tra il comune di Badolato e le tante associazioni, organizzazioni ed istituzioni locali attive nel territorio. In preparazione al Santo Natale, in data 7 dicembre, in piazza Castello a Badolato Borgo, si terrà l'accensione dell'albero di Natale e della Natività a cura dell'Associazione Culturale ODV Antonio Gesualdo Storico, con mercatini e concerti natalizi. Tanti gli eventi dedicati alle famiglie e ai bambini. Si parte domenica 18 dicembre con la manifestazione Canora, un Natale magico, che si terrà alle ore 18 presso il Teatro Comunale di Viale Magna Grecia. Sempre all'interno del Teatro Comunale, venerdì 23 dicembre, si terrà lo spettacolo di teatro canzone, Quattro Amici al Bar, a cura della compagnia Teatro del Carro. Grande felice sorpresa per tutti gli scolari, studenti e bambini badolatesi, grazie al Comune di Badolato e all'Associazione Il Sorriso, con la collaborazione di tante altre organizzazioni territoriali, sarà la visita di Babbo Natale presso le scuole locali, di ogni ordine e grado, in programma per giovedì 22 dicembre. Sempre il 22 dicembre, Babbo Natale coi suoi elfi e usando un mezzo speciale farà tappa nel borgo con una visita pomeridiana agli ospiti anziani di Villa San Domenico e con attività interculturali e per e con i bambini delle tante famiglie internazionali che vivono nel centro storico. La vigilia di Natale, sabato 24 dicembre, pomeriggio, sarà caratterizzata dalla deposizione della statuina di Gesù Bambino nella capanna allestita in Piazza Castello dall'Associazione Culturale ODV Antonio Gesualdo Storico. Non mancheranno inoltre eventi pubblici di piazza a cura del Comune di Badolato, grazie al patrocinio della Regione Calabria, con concerti e musica calabrese popolare. Martedì 20 dicembre, in Piazza San Domenico del Borgo, si esibiranno i corabattenti. Mercoledì 21 dicembre in piazza Tropiano Badolato Marina si esibiranno gli Antigua. Grande attesa è riservata per il presepe vivente, Badolato e Culla per te, tra gli appuntamenti clou del calendario generale che si svolgerà nel borgo nei giorni 26 e 27 dicembre, grazie alla direzione artistica dell'Associazione Culturale Nicola Caporale e al supporto istituzionale del Comune di Badolato nel contesto del progetto regionale del Bando Borghi Badolato. Cuore di Calabria. Tra le tradizioni popolari religiose emergono le solenni celebrazioni dell'Immacolata Concezione, con la processione nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre, a cura dell'omonima confraternita religiosa e il tradizionale Giro di Gesù Bambino nei giorni 30 e 31 dicembre, e l'1 gennaio a cura delle parrocchiali Santissimo Salvatore e Santissimi Angeli Custodi, rispettivamente nel borgo e nella marina. Le festività natalizie verranno chiuse con un'altra importante manifestazione dedicata alle famiglie e ai bambini, con l'appuntamento interculturale Aspettando l'Epifania, grazie alle associazioni APS Mama Pro Loco, Badolato APS Umpli Calabria e col patrocinio del Comune di Badolato. La Befana farà visita nel borgo con diverse attività di animazione socioculturale e comunitaria e con una tombolata sociale e solidale. Badolato, con tutta la sua comunità, le istituzioni ed organizzazioni locali, sarà infine protagonista dell'evento cerimonia di consegna ufficiale della bandiera dei borghi più belli d'Italia da parte dell'Associazione Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, in programma per sabato 14 gennaio 2023.